un attacco di qualcosa solo a sentir parlare del Green Pass, perché lei è piuttosto critico, però alla luce di quello che stiamo vedendo anche in altri paesi come la Gran Bretagna e molti paesi dell'est Europa, Gran Bretagna oggi ci sono stati altri 55.000 nuovi contagi, Draghi non ha fatto bene a imporre l'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Sa, guardi, la mia posizione sul Green Pass è una posizione di carattere politico-giuridico, istituzionale. Io credo che ci fossero altri sistemi, altri interventi. Cito soltanto un'indagine, qui è statistica, non intervengo in merito a vaccini, efficacia, eccetera. Lei c'è un professore, dirà lui, ma c'è un indice elaborato dall'Università di Oxford, non covo di Novax e di idioti simili, in cui si chiama Stringency Index, che fa un'indagine dei paesi, delle varie misure che i paesi hanno adottato per combattere il Covid. Il nostro paese è al primissimo posto, non mi risulta che i dati su contagi e mortalità ci collochino al primissimo posto. Quindi ritengo che anche strategie, soprattutto in materia per esempio di scuola, che siamo stati più penalizzati al mondo per chiusure di scuole, non mi risulta che queste misure abbiano dato un'efficacia maggiore di quelle che hanno dato a misure di altri paesi, molto meno pervasive delle nostre. Detto questo, perché il governo, ripeto la solita domanda, non ha fatto legge? Perché non ha fatto legge? Se voleva, facciamo legge, perché se faccio una legge dopo me ne assumo anche tutte le responsabilità delle eventuali conseguenze. Quindi l'obbligo vaccinale. E ritengo, finisco qua perché su queste questioni ritengo assolutamente odioso che per non ottemperare non una legge ma un provvedimento amministrativo ci sia gente, tra cui i miei colleghi, giusto o sbagliato che abbiano fatto, io mi sono vaccinato eccetera, ma non è questo l'importanza, i miei colleghi che hanno perso lo stipendio e non vanno a lavorare, non perché hanno disobbedito a una legge, perché questa legge non c'è. Ecco. Quindi ritengo che sia assolutamente odioso, ma non lo ritengo solo io, perché ormai su questa storia dello stato di emergenza protratto non si sa fino a quando e come, perché non c'è nessuna indicazione di quando dovrebbe finire questo stato di emergenza, sono già intervenuti ormai anche fior di giuristi a questo proposito, facendo presente che una cosa è lo stato di emergenza che ha limiti temporali, altra cosa è lo stato di eccezione, e spiegando bene come stanno le cose, va bene, tutte persone vaccinate, tutte persone diciamo che hanno una certa competenza, chiaro, se non in materia di vaccini, materia giuridica, in materia istituzionale, eccetera, eccetera. E quindi allora, aspetti, professor Cacciari. Perché c'è una situazione, vabbè, basta, ho chiuso. No, ma aspetti, intanto vorrei chiedere al professor Richetti.